Buongiorno, iniziamo la seduta del question time di stamane. Io proporrei di iniziare con l'oggetto numero 28. Si tratta di un'interrogazione presentata dal consigliere Ricci e rivolta all'assessore Chianella. Raddoppio della linea ferroviaria Spoleto-Terni, raddoppio selettivo della linea Foligno-Terontola e suo collegamento con l'aeroporto dell'Umbria, presso il quale realizzare una stazione ferroviaria dotata di adeguati servizi. Elaborazione dei progetti preliminari, intendimenti della Giunta al riguardo. Il traffico aereo a livello mondiale si raddoppierà nei prossimi 20 anni. E secondo indicazioni trasportistiche, il 70% degli aeroporti europei piccoli, in particolare quelli regionali, si svilupperanno soltanto se verranno attivate linee aeree stabili con compagnie a basso costo e anche se esisteranno stazioni ferroviarie che andranno a collegare lo stesso aeroporto con i sistemi ferroviari italiani ed europei. Peraltro il piano regionale dei trasporti già poneva come ipotesi, seppur preliminare, quella del raddoppio ferroviario della linea ad alta velocità Roma-Ancona, ma ancora in maniera più incisiva il raddoppio selettivo della Foligno-Terontola. Da questo punto di vista la interrogazione propositiva vuole chiedere lo stato dei programmi e dei progetti per quanto attiene prima di tutto il raddoppio della Spoleto-Terni dal punto di vista ferroviario, che rappresenta un nodo importante per il sistema regionale, e poi lo stato degli interventi per quanto attiene al raddoppio selettivo della Foligno-Terontola, che consentirebbe anche di poter collocare una stazione ferroviaria in prossimità dell'aeroporto. E da questo punto di vista si propone e si chiede se la Giunta regionale su questo tema intende peraltro procedere con una prima ipotesi progettuale preliminare. Grazie. Grazie consigliere. La parola all'assessore Chianella, prego. Sì, grazie presidente, grazie consigliere Ricci. Rispetto a quanto richiesto dall'interpellante, dobbiamo riconfermare che negli ultimi decenni gli investimenti si sono concentrati quasi esclusivamente sul sistema dell'alta velocità, che nell'Italia centrale è identificata sostanzialmente con la terziale Bologna-Firenze-Roma-Napoli. Sono stati invece disattesi, per quanto ci riguarda, alcuni interventi sulle linee trasversali, alcuni dei quali da lungo tempo programmati o progettati, con conseguenze per il raggiungimento di importanti obiettivi. Già nel 2011 i presidenti e gli assessori della Regione Umbria, Abruzzo, Lazio, Toscana e Marche avevano presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un documento congiunto in cui si poneva l'esigenza del completamento del sistema ferroviario centrale con il potenziamento delle trasversali che mettono in comunicazione il Tirreno e l'Adriatico, in particolare appunto il raddoppio della linea Orte-Falconara. In generale la velocizzazione dell'arco ferroviario Roma-Orte, Terni-Foligno-Perugia, Terontola-Arezzo-Firenze. Il nuovo piano regionale dei trasporti che abbiamo licenziato da questo Consiglio un anno fa tratta approfonditamente il tema dei collegamenti verso Roma e verso Nord nell'ambito del progetto di completamento e potenziamento infrastrutturale e tecnologico dell'alta velocità italiana. Per quanto riguarda i collegamenti dell'Umbria con la rete AV verso Nord, il piano prevede la realizzazione appunto della nuova stazione sul tracciato della direttissima Roma-Firenze, sul modello della stazione Mediopadana, come è noto, è stato, diciamo così, anche oggetto di discussione in questa sala. Il nostro intento è quello ovviamente di continuare a sostenere la realizzazione della stazione. Ad oggi questa questione è in mano al Ministero, che sta valutando appunto tutti gli aspetti della questione. Per quanto riguarda la modalità aerea, il piano si pone l'obiettivo di affermare il ruolo dell'aeroporto San Francesco all'interno del bacino Centro Italia, sia come scalo vocato al traffico turistico business, sia come scalo sussidiario rispetto al sistema aeroportuale di Roma per il traffico low cost.
La strategia di sviluppo del traffico aereo disegnata dal Piano Regionale dei Trasporti vede infatti l'aeroporto San Francesco e il sistema aeroportuale di Roma in un rapporto di complementarietà e parziale sussidiarietà, servizio di funzioni tra loro non in competizione, sia per quanto riguarda il traffico in tutti i sensi, sia nei confronti del bacino di utenza più propriamente attribuibile all'aeroporto umbro. Man mano che gli interventi di potenziamento programmati sulla linea ferroviaria Orte Falconara e sulla Foligno Ponte San Giovanni verranno completati, sarà infatti possibile offrire servizi ferroviari veloci tra l'Umbria e Roma. Il piano punta quindi al potenziamento dei collegamenti ferroviari con Roma e l'aeroporto di Fiumicino per agevolare la domanda di trasporto aereo negli spostamenti di lungo raggio per lavoro, studio, turismo da e per l'Umbria, ma anche verso Roma e per contribuire a integrare lo scalo umbro in un sistema di bacino insieme a Fiumicino e Ciampino. Assessore. Ho finito. Per tale finalità è prevista la realizzazione della fermata ferroviaria Aeroporto San Francesco sulla linea Foligno-Perugia-Terontola, attrezzata come nodo di interscambio ferro-gomma, con l'istituzione di un servizio navetta in corrispondenza con i treni che effettuano la fermata. Per quanto riguarda il collegamento con la V verso sud e con il nodo multimodale di Roma, la strategia si fonda sul potenziamento della linea Orte-Falconara. Quindi in conclusione dico, la Giunta regionale è ovviamente attenta rispetto a queste questioni, conoscendo quanto è importante i tempi e la velocizzazione dei rapporti e delle relazioni delle nostre località, soprattutto con Roma, ma non solo. E rispetto al contesto più generale di carattere economico e delle politiche che vorrà mettere in campo in governo, ovviamente siamo aperti e senza pregiudizi anche a proposte e iniziative che possono venire anche da altri. Grazie. Grazie, assessore. Prego, consigliere Ricci. Grazie signor Presidente dell'Assemblea Legislativa, ringrazio l'assessore con delega che ha confermato l'importanza di prevedere una stazione ferroviaria nel quadro del sistema aeroportuale dell'Umbria e in correlazione in particolare con il futuro raddoppio selettivo della Foligno-Terontola, considerando e sottolineo l'importanza anche di sostenere il raddoppio della Spoleto-Terni sempre con il sistema ferroviario e concludo anche auspicando che per i 100 anni della Ferrovia Centrale Umbra anche questo sistema ferroviario possa nei prossimi anni avere un'adeguata valorizzazione. Grazie. Torniamo adesso alla prima interrogazione in oggetto. Come avrete potuto notare dall'ordine del giorno, abbiamo l'oggetto 58 e l'oggetto 59 che è stato iscritto con una nota aggiuntiva, in quanto le due interrogazioni, tra l'altro presentate nello stesso giorno, hanno lo stesso oggetto e sono rivolte all'assessore Paparelli. Dell'area ex Fornace di Umbertide, azioni delle istituzioni regionali ai fini sia del ripristino di condizioni di viabilità sia di insediamento di presidi di sicurezza. Intendimenti della Giunta regionale volti a porre fine alla situazione di abbandono e di degrado dell'area dell'ex Fornace di Umbertide. Quindi come da regolamento abbiamo accorpato la discussione dell'interrogazione e per la presentazione credo sia pronto il vicepresidente Guasticchi. Prego. Grazie Presidente, è una situazione un po' imbarazzante perché queste due interrogazioni sono scaturite dalla palese situazione di deregulation esistente in quell'area completamente abbandonata, cosiddetta ex Fornace, nel centro di Umbertide. Eravamo tutti molto preoccupati, abbiamo fatto interrogazioni, abbiamo cercato di capire le dinamiche e tutto. Poi abbiamo letto sul giornale questa mattina che l'onorevole Giulietti ha ufficializzato che quest'area è stata acquistata per 10 milioni e 200 mila euro. Ci troviamo imbarazzatissimi perché tra l'altro c'è una nota contrastante anche del sindaco di Umbertide che dice che in realtà l'operazione non è conclusa, per cui noi siamo a questo punto, dovremmo quasi modificare l'interrogazione cercando di trovare una formula che quantomeno chieda chiarezza su quello che è avvenuto nei giorni scorsi, perché se realmente c'è stato l'acquisto
da parte di un fondo italiano, come leggiamo sui giornali, di tutta l'area. Ovviamente il nuovo proprietario avrà tutto il vantaggio di rimettere a posto l'area, di ristrutturare le abitazioni e di lavorare per vendere queste abitazioni. Però rimaniamo nel dubbio totale, per cui a questo punto penso che l'interrogazione, come era impostata, rimane collegata alla preoccupazione di recuperare un'area abbandonata, di controllare a questo punto nelle more della certezza delle informazioni discordanti che abbiamo letto, di capire in questo periodo come sarà messa in sicurezza l'area. Per il resto penso che anche l'assessore Paparelli sia un po' come spiazzato da questa notizia di questa mattina, per cui non mi rendo conto cosa mi potrà rispondere, quindi già anticipo anche la risposta dell'assessore in pratica. Grazie. Bene, l'ultimo minuto a disposizione lo cediamo al consigliere Smacchi, che vorrà integrare la sua presentazione. Prego. Sì, grazie Presidente. Io ringrazio il consigliere Guasticchi per la presentazione di questa interrogazione, anche per quanto riguarda il contenuto, che è abbastanza simile a quello da me presentato. È chiaro che siamo di fronte ad una situazione quasi kafkiana, nel senso che all'improvviso si sveglia un rappresentante delle istituzioni e di fatto fa un comunicato stampa, addirittura si legge bruciando la notizia al proprio sindaco. Insomma, veramente credo che siamo alle comiche. Però qui non si tratta di ridere, non c'è niente da ridere, anzi, anche in conseguenza di un sopralluogo fatto in quella zona, siamo in presenza di una situazione di degrado che non rende rispetto ad una città come Umbertide e non rende rispetto ad una regione come l'Umbria. Io sono d'accordo con il consigliere Guasticchi nel senso di modificare lo strumento. Io credo che sia necessario portare questo tema in commissione e credo che in commissione chiameremo il sindaco di Umbertide e chiaramente l'assessore Paparelli, se vorrà venire, al fine proprio di capire bene come stanno le cose, perché si parla di aggiudicazione provvisoria con riserva datata 10 ottobre. Poi si dice addirittura, non vorrei, dice il sindaco, che queste uscite sulla stampa possano compromettere la stessa operazione. Cioè, veramente credo che ci stiamo facendo del male da soli. Quello che dico è che non vorrei ricalcare altre situazioni difficili che abbiamo affrontato, come il Palazzo degli Specchi a Ferrara, come la palazzina totalmente abusiva Civitanova Marche, che ancora non è stata liberata e dove le forze dell'ordine non riescono neanche a entrare. È per questo che vorrei ringraziare, terminando il mio intervento, invece le forze dell'ordine che anche con tre operazioni datate settembre, ottobre e novembre hanno riportato un minimo di legalità in quella zona. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Paparelli per la risposta. Ma io onestamente devo dire che provo anche io un po' di imbarazzo a rispondere questa interrogazione, sia per il fatto che come si qualificano anche, diciamo, taluni interroganti. Che ho appreso che ci sono anche, diciamo, i sottogruppi all'interno di qualche gruppo con qualche aggettivo di troppo forse, ma l'imbarazzo più forte mi deriva dal fatto che, diciamo, questa è una questione che, come tutti sanno, è materia di competenza esclusiva dello Stato, perché l'ordine pubblico è materia di competenza esclusiva dello Stato. Noi siamo caduti in qualche, anche qui a Perugia, qualche anno fa, diciamo, in questo equivoco per cui si può pensare che gli enti locali o la regione possano sopperire a quelle che sono esclusive prerogative dello Stato. Eppure non mi voglio sottrarre, perché capisco che, diciamo, premesso questo, che il contenuto delle interrogazioni
degli interroganti è volto, diciamo, a segnalare, raccolgo la provocazione, volto a segnalare all'opinione pubblica in qualche modo l'esistenza di una problematica che evidentemente, secondo gli interroganti, non è affrontata nella maniera adeguata dagli organi che ne sono competenti. Io ricordo che i governi locali hanno competenze in materia di sicurezza urbana, che attraverso la loro azione possono imprimere a questa la dimensione che gli è propria, ossia quella della coesione sociale e della partecipazione civile, utilizzando gli strumenti di loro competenza, quali la tutela della qualità della vita urbana, la risposta ai bisogni sociali, l'adeguatezza dell'offerta abitativa, il controllo sull'appropriata fruizione degli spazi pubblici, la prevenzione della devianza, degli abusi di sostanze, eccetera. Fra i livelli di competenza statale e i livelli di competenza dei governi locali credo che debba permanere una chiara diversità di funzioni e di competenze in materia di sicurezza. Per quanto riguarda a questo proposito, io mi accingo a portare in Commissione quanto concordato unanimemente dalla precedente Commissione in materia di legge 13, sia sui temi complessivamente dei criteri, diciamo, dell'avviso, sia sul monitoraggio di quello che è stato fatto in questi mesi. Il lavoro è pronto, è stato approvato ieri dalla Giunta regionale e quindi può essere inoltrato alla Commissione. Noi in quella sede peraltro abbiamo deciso, diremo, di dare, come dire, priorità all'installamento nei criteri degli impianti di videosorveglianza nelle zone, ovviamente si tratta di avvisi rivolti ai comuni, in particolare nelle zone, diciamo, produttive della nostra regione, sia che esse siano ancora produttive sia che versino nello stato che viene citato e ricordato. Per quanto riguarda la situazione di degrado e di abbandono in cui dubbiamente versa l'area dell'ex fornace di Umbertide e le azioni che la Giunta regionale intende intraprendere, così come viene sollecitato, per promuovere il ripristino delle condizioni di viabilità, ovviamente il collega Chianella se ne farà carico, diciamo, nel valutare competenze e aspetti da questo punto di vista rispetto alla viabilità. Diciamo. Le condizioni di vivibilità invece si fa presente che verrà attivato un percorso di confronto con il Comune di Umbertide, quale io mi sono già attivato al fine di valutare le possibili azioni da avviare per dare una mano a porre fine alla situazione di degrado in cui versa l'area dell'ex fornace. Ovviamente per quanto riguarda gli aspetti più specificatamente inerenti all'ordine pubblico sarà sollecitato e promosso un incontro con il coinvolgimento della Prefettura di Perugia e delle Forze assessore. Dell'ordine per segnalare la necessità di integrare le azioni di contrasto dei fenomeni criminosi che avvengono nell'area dell'ex fornace di Umbertide con gli interventi della Polizia Locale e sollecitare specificazioni per il ripristino della sicurezza in tale area. Ovviamente, in base a quello che dicevo prima, saranno azioni che riguardano, diciamo, il confronto, la dialettica, la moral suasion, mentre ritengo totalmente, diciamo, escluso dalla possibilità della Regione se non quello di segnalare agli organi competenti, rimettendo il testo dell'interrogazione, di insediare una stazione dei carabinieri nella descritta area abbandonata, che lo vedo, diciamo, come tema, come sono abituato a parlare con franchezza, diciamo, alquanto improbabile vista l'organizzazione attuale delle forze dell'ordine, ma non, come dire, ometterò di segnalare la richiesta agli organi competenti. Io credo che più di questo, rispetto a quello che raccolgo, diciamo, con una provocazione positiva segnalata dai consiglieri Guasticchi e dai consiglieri Smacchi, non possa essere messo in campo se non, diciamo, da una risultanza del confronto col Comune di Umberti, da una risultanza del confronto di una moral suasion di azioni nei confronti della Prefettura e delle Forze dell'Ordine, oltre a quello che già stanno facendo sul campo. Grazie. Grazie. Nel ricordarvi che con i tempi stiamo andando oltre in tutte le direzioni, do la parola al Vicepresidente Guasticchi per la replica. No, ovviamente l'assessore ha dato una risposta tecnica che intuivamo doveva essere sicuramente così, però quello che a noi interessa è una sensibilizzazione, cioè un problema che esiste e l'interrogante vive ad Umbertide, per cui al di là delle varie speculazioni politiche che si possono fare su questo tema, stiamo parlando di una realtà fortemente critica. E non è le rassicurazioni oggi date sui giornali che l'area è stata venduta a tranquillizzare la popolazione umbertidese, che tra l'altro è gravata anche da un altro
problema incombente che la vicinanza estrema della nuova moschea, che è a 500 metri d'area di distanza, che ovviamente rappresentano due poli che possono che stanno creando una forte criticità. Quindi la Regione non è che può dire io non posso fare nulla e i miei compiti sono questi. E la Regione in questo caso a volte si impegna in discussioni su temi di carattere internazionale. Insomma, parliamo di una situazione critica dei cittadini della nostra Regione, per cui la Regione può supportare anche processi già iniziati. Quello del trasferimento della caserma non è una boutade elettorale, è un percorso che già è stato impostato, già è stato affrontato negli anni passati, che ha una sua logica economica e sociale, dove la Regione realmente può dare un supporto alla provincia che ancora suppongo abbia il incarico, la caserma di Umbertide, per far sì che magari quelle risorse per la ristrutturazione vengano concentrate nell'acquisto di un nuovo plesso dentro un'area ad alto rischio. Ecco, su questo io non penso che la Regione non possa intervenire. Per il resto, sulle sottodirectory, probabilmente la battuta è infelice, però ne prendiamo atto che probabilmente bisognerebbe affrontare in maniera più approfondita anche questioni politiche che noi non vogliamo assolutamente strumentalizzare in un consesso consiliare. Noi abbiamo fatto un intervento perché ce l'ha chiesto la popolazione. Questa è l'unica vera mission che noi cerchiamo di espletare all'interno di quest'Aula. Grazie. Consigliere, Presidente Smacchi, prego. Sì, grazie Presidente. Anch'io solo per dire che ritengo offensivo, non infelice, l'apertura del Vicepresidente Paparelli. Lo prego, anzi lo invito ad evitare queste cadute di stile che non lo appartengano. Qui non ci sono sottogruppi o vice sottogruppi, ci sono persone che hanno la loro testa, caro Assessore Paparelli, e sia la prima e l'ultima volta che lei fa questi scivoloni, perché non le rendono merito. Grazie. Bene, passiamo adesso all'oggetto 19. Si tratta di un'interrogazione presentata dal consigliere Casciari rispetto e rivolta all'assessore Barberini. Aumento della disponibilità di posti letto dell'unità spinale unipolare dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, iniziative della Giunta al riguardo. Prego, consigliere sì. Casciari. Sto parlando dell'unità spinale unipolare che definirò USU per brevità. È una struttura che è stata inaugurata nel 1998 e che accoglie pazienti con diagnosi di lesione midollare post-traumatica e non traumatica diagnosticata al fine di portare avanti una specifica riabilitazione clinica intensiva. Il reparto quindi è attrezzato per interventi specialistici multiprofessionali e è un punto di riferimento anche non solo in acuto ma anche per quelle persone con complicanza della lesione midollare croniche che hanno esigenze riabilitative diverse. In Umbria sono circa 450 le persone che hanno questo tipo di problema. E negli anni, vista anche la qualità dell'assistenza, i presidi utilizzati, la qualità di riabilitazione, per fortuna sono aumentati i cosiddetti pazienti cronici. E aggiungo anche che quindi è cambiata anche un po', per fortuna, anche qui l'approccio non solo terapeutico ma soprattutto quello riabilitativo. Chiedo all'assessore, che ringrazio, quali siano le intenzioni rispetto alla definizione e al mantenimento della struttura complessa dell'USU, visto che i letti sono in un numero inferiore, e quali sono oggi i dati di collaborazione che riguardavano quel protocollo con l'USU di Ancona. L'altra, devo fare anche una precisazione, il consigliere Ricci in sede di terza commissione mi ha chiesto anche di rappresentare in accordo con l'assessore presente una sua richiesta che era contenuta nella mozione 340 che riguarda invece il destino della struttura della piscina che è presente dentro l'unità spinale e che da 10 anni è inutilizzata.
Grazie consigliere, vi ricordo che con i tempi siamo fuori, qualcuna delle interrogazioni non potrà essere sicuramente ripresa se andiamo avanti così. Prego assessore Barberini. Sì, allora la Regione Umbria ha definito e aggiornato le procedure e i percorsi vincolanti regionali per la presa in carico delle persone con lesione midollare. L'obiettivo, questa è stata disciplinata con una delibera risalente ormai al 2009. L'obiettivo principale, come ha detto l'interrogante, la presa in carico precoce delle persone che hanno avuto lesioni alla praticamente per cercare di portare avanti un percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale e riabilitativo fino al loro reinserimento ed inclusione nel proprio ambiente sociale. Questo era il percorso e l'obiettivo della unità spinale. Nella sostanza abbiamo assistito nel corso degli ultimi anni ad una trasformazione dell'attività dell'attività dell'unità spinale. Perché? Per una serie di ragioni. I ricoveri ordinari sono sostanzialmente stabili, poi darò anche qualche dato, mentre i ricoveri in day hospital sono praticamente scomparsi, sono azzerati a partire dal 2013, un azzeramento perché le attività sono state garantite con un diverso regime, e un meglio regime ambulatoriale in day service. L'attività in day hospital era considerata, perché è stata azzerata? Perché era considerata inappropriata in quanto non prevista, non considerata secondo i setting sanitari assistenziali ed esclusa dai LEA. Nel frattempo però l'attività di ricovero ordinaria, e do qualche numero, nel 2013 era pari a 84 pazienti, nel 2014 69, nel 2015 70, nei primi 9 mesi del 2016 66. Accanto a questi dati e valori complessivi abbiamo assistito ad una contrazione dei pazienti in extraregionale, e in particolar modo che sono arrivati a rappresentare solo il 15% mediamente nel 2015 e ancor meno nel corso del 2016. In particolare l'attività, il trasferimento di pazienti dalla vicina Regione Marche in qualche modo è venuto meno, perché la Regione delle Marche, precisamente nell'ospedale di Torrette, ha attivato alcuni posti letti per unità spinale, e in questo modo, se vogliamo, disattendendo l'originario accordo che era stato fatto in occasione della definizione dei rapporti con l'Eli Soccorso. Nella sostanza avevamo definito in quella sede che l'unità spinale del Centro Italia, o meglio Umbria Marche, sarebbe stata Perugia, e l'Eli Soccorso avviato insieme alle due regioni, utilizzando quello delle Marche. Nella sostanza oggi non siamo in grado di rappresentare un incremento dell'attività extraregionale, e non siamo in grado di avere necessità di ulteriori posti letto per l'attività assistenziale. Tuttavia, in data 15 giugno 2016, i presidenti dell'area centrale dell'Italia, Regione Marche, Umbria e Toscana, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa volto a creare sinergie e momenti di collaborazione in numerosi ambiti, tra cui quello regionale, in particolare quello nell'ambito sanitario e del welfare. Questo potrebbe essere un'occasione per rilanciare l'attività dell'unità spinale e fare dell'attività spinale dell'azienda ospedaliera di Perugia un centro nevralgico per l'attività di tutto il Centro Italia. Per quanto riguarda la piscina, anche qui si può avere una disponibilità solo nel momento in cui definiremo puntualmente l'accordo fra le regioni confinanti, e soprattutto non appena entreranno in vigore i nuovi LEA, che definiranno anche alcune attività che potrebbero essere prestate attraverso appunto l'utilizzo della piscina. Quindi è una questione che potrà essere affrontata nel corso del prossimo anno. Grazie.
Consigliere Casciarri, se vuole replicare brevemente. Sì, ma sono parzialmente soddisfatta perché sinceramente non ho ben capito, quindi se manterrà la definizione di struttura complessa non avendo il numero dei letti o si fa una media rispetto appunto a tutta la struttura ospedaliera. Comunque mi auguro appunto che questo percorso di collaborazione fra le regioni non faccia perdere questa grande professionalità che è stata un po' pioniera anche in Italia e che vedeva nell'uso e ha visto nell'uso un punto di riferimento in tempi relativamente remoti come un centro di riabilitazione d'eccellenza. Passiamo adesso all'oggetto 56, è un'interrogazione presentata dal consigliere Smacchi rivolta all'assessore Cecchini. Programma di sviluppo rurale misura 721, tempi previsti dalla giunta regionale per l'attivazione della misura medesima ai fini della sistemazione e riqualificazione delle strade vicinali ad uso pubblico. Prego consigliere Smacchi. Grazie Presidente, un saluto ai consiglieri, un saluto anche agli assessori. Parliamo di piano di sviluppo rurale, parliamo di misura 7.2.1, parliamo, assessore Cecchini, di migliaia di chilometri di strade comunali e vicinali ad uso pubblico che in alcuni casi da anni non ricevono manutenzioni o sistemazioni, anche quelle minimali. C'è questa opportunità, una grande opportunità, cioè la possibilità di utilizzare la programmazione comunitaria, in particolare all'interno del programma di sviluppo rurale. Credo che sia opportuno attivare questa misura quanto prima. Grazie a questa misura abbiamo la possibilità di effettuare interventi vari, dalla regimazione delle acque, dalla posizione di guardrail, da reti paramassi, la segnaletica, il contenimento delle scarpate laterali, la risistemazione di ponti, il rifacimento del fondo stradale, con un contributo pari addirittura al 100% a beneficio dei comuni che, come sa, sono in una situazione complicatissima dal punto di vista delle risorse di bilancio e quasi mai riescono a portare interventi risolutivi rispetto alla loro rete stradale. Ecco, l'obiettivo e l'oggetto di questa interrogazione è proprio questo, cercare di capire quando la Giunta intende attivare tale misura. Grazie. Grazie anche per la brevità. Prego, assessore Cecchini. Sì, grazie consigliere. Ma come ben noto, noi siamo stati una delle prime regioni a vedere approvato dalla Commissione europea il piano di sviluppo rurale. Siamo state la prima regione d'Italia ad aprire i bandi per le misure, in prima battuta quelle a superficie, quindi agroambiente, benessere animale, indennità di superficie. E successivamente abbiamo aperto i bandi relativi agli investimenti sia per le imprese agricole che per le attività, per le imprese di trasformazione, per i giovani, per il primo insediamento, per le materie di forestazione, anche interfaccia della progettualità dell'Agenzia per la forestazione e le misure per l'innovazione. Questo ha fatto i conti con il fatto che, essendo stati i primi, abbiamo un po' pagato il prezzo che AGEA non aveva ancora perfezionato i propri sistemi, tant'è che all'inizio abbiamo agito utilizzando, come dire, sistemi regionali per poi metterci in sintonia con i sistemi nazionali che ad oggi AGEA non ha ancora perfezionato. Quindi noi siamo pronti per quanto riguarda i criteri, il bando, le disponibilità per poter andare avanti ed aprire anche la misura 7, che è interfaccia comunque dà la possibilità ai comuni di poter accedere per migliorare la viabilità. Abbiamo anche con la Commissione europea ha avuto un confronto che evitasse che fosse considerato aiuto di Stato e in questo senso che il singolo beneficiario non potesse avere più di 200.000 euro in 3 anni siamo quindi in attesa che AGEA perfezioni tutti quanti la procedura per poter avere la disponibilità di poter presentare le domande. AGEA ci ha detto che entro gennaio perfezionerà tutto quanto, quindi mi sento di rispondere che noi
nelle prossime settimane, comunque entro gennaio, apriremo anche questa misura che dà la possibilità di garantire investimento per le strade comunali e vicinali. La Commissione, per approvare questo, ha di fatto richiesto l'esclusione totale di qualsiasi forma di manutenzione ordinaria e straordinaria, perché i fondi comunitari debbono andare esclusivamente per gli investimenti, sia per le strade comunali che vicinali. Laddove le strade siano vicinali ad uso pubblico, dove la legge dice che sono garantiti la manutenzione dai consorzi in piccola parte dei comuni, il comune ha tempo prima di chiudere l'istruttoria per farsi carico, prendere in carico detta strada e assumersi la responsabilità della manutenzione per 5 anni. È comunque un'opportunità, io credo, straordinariamente importante per una parte di viabilità della nostra regione. E ripeto, siamo pronti non appena avremo il via libera, che i sistemi sono perfettamente funzionanti. Grazie, assessore. Bene, grazie assessore, come sempre su questa materia è molto precisa e molto puntuale. Credo che ci siano molte attese, molte aspettative. Ci sono tutta una serie di strade ormai impercorribili e in alcuni casi c'è proprio un problema di sicurezza nella viabilità. Quindi credo che un sollecito anche da parte del governo, visto che ci troviamo di fronte anche a situazioni di problematiche collegate anche al sisma, quindi credo che da questo punto di vista potremmo fare ancora più in fretta e ancora meglio. Quindi grazie su questo e buon lavoro. Passiamo adesso all'oggetto 52, un'interrogazione dei consiglieri Fiorini e Mancini rivolta all'assessore Cecchini. Discarica ubicata in località Sant'Orsola del comune di Spoleto, situazione di conclamato inquinamento dell'area, motivazioni della mancata sottoposizione a valutazione di impatto ambientale del progetto di ampliamento e consolidamento dell'area medesima, intendimenti della giunta regionale a seguito delle recenti sentenze del TAR dell'Umbria. Prego, consigliere Fiorini. Noi chiediamo alla giunta regionale di conoscere perché il progetto di ampliamento e consolidamento della discarica di Sant'Orsola di Spoleto non è stato sottoposto a valutazione di impatto ambientale, considerando che esisteva ed esiste ancora uno stato di conclamato inquinamento dell'area, e quali provvedimenti intende adottare in conseguenza delle sentenze del TAR Umbria. Allora, ricordato che il TAR per l'Umbria, con 2 sentenze pubblicate il 9 settembre 2016, ha annullato 2 provvedimenti della Giunta regionale, determinazioni numero 3120 del 13 maggio 2013 e numero 1143 del 17 febbraio 2014, entrambi aventi ad oggetto la modifica delle condizioni di esercizio della discarica Sant'Orsola di Spoleto. Considerato che con la prima determinazione era stato escluso dal via valutazione di impatto ambientale il progetto di ampliamento e consolidamento della discarica di Sant'Orsola con diversa tecnica di copertura finale da materiale vegetale a materiale sintetico e con conferimento di ulteriori rifiuti rispetto a quanto originariamente previsto con autorizzazione AIA del 2008. Lo sversamento di rifiuti sarebbe potuto essere avviato solo a conclusione delle suddette opere strutturali. Che considerato poi che con la seconda determinazione adottata, come riporta la stessa sentenza del TAR, a seguito di specifica istanza del soggetto gestore, e cioè VUS, Valle Umbra Sud SPA, veniva prevista la possibilità di conferire nuovi rifiuti anche contestualmente e quindi non più successivamente all'avvio delle previste opere di ampliamento. Preso atto che la situazione relativa alla discarica di Sant'Orsola appare tutt'altro che immune da possibili e significativi impatti sull'ambiente atmosferico e geologico circostante, come riporta la sentenza del TAR Umbria, e che pertanto il progetto di ampliamento e consolidamento della discarica doveva, secondo la legge vigente, essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, preso atto che oltre alle numerose polemiche e prese di posizione contraria alla sua riapertura nel 2014, nei documenti di ARPA Umbria, del Servizio di Qualità dell'Ambiente e Gestione dei Rifiuti e nella relazione generale al progetto di adeguamento, emerge chiaramente l'esistenza di uno stato di conclamato inquinamento dell'area.
Grazie consigliere Fiorini, prego assessore Cecchini. Ma la discarica di Sant'Orsola è gestita dalla Valle Umbria Servizi SpA sulla base dell'autorizzazione AIA rilasciata nel 2008 e con cui la Regione dell'Umbria ha autorizzato un ampliamento della discarica per una volumetria complessiva di 934.413 metri cubi. Fra l'altro l'esecuzione di periodici monitoraggi di stabilità del rilevato arginale di valle della discarica. Essendo rilevato uno stato di alterazione della porzione superficiale del rilevato arginale, la VUS decideva di intervenire redigendo un progetto che prevedeva i seguenti interventi. Riassumendo, l'adeguamento del rilevato arginale di valle e la modifica della struttura della copertura finale della discarica. Il progetto di modifica dell'assetto della discarica veniva quindi sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in quanto ricompreso in una delle categorie progettuali nell'allegato 4. In data 15 gennaio 2013 veniva presentata l'istanza per la sottoposizione al procedimento della VIA e dalle valutazioni tecniche espresse nei pareri acquisiti risultava che le informazioni ambientali fornite erano adeguate per consentire una compiuta valutazione del progetto e che lo stesso non comportava impatti negativi e significativi, tali da rendere necessaria la sua sottoposizione al procedimento di VIA. Con determina dirigenziale quindi veniva disposta l'esclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale nel rispetto di 5 ben precise prescrizioni che non sto a elencare e poi posso mettere a disposizione gli atti. Successivamente la VUS richiede modificare l'istanza, la prescrizione 5, la quinta prescrizione che prevedeva che l'adeguamento del rilevato arginale e l'eliminazione della causa che concorrono ad un precario assetto morfologico della struttura arginale dovranno diventare interventi prioritari a completamento dei quali sarà possibile svolgere l'attività di conferimento di nuovi rifiuti e la fase finale di chiusura e impermeabilizzazione della discarica. Quindi di fronte alla richiesta di modificare la quinta prescrizione il servizio preposto chiede al servizio geologico e sismico titolare della citata prescrizione e ARPA Umbria in qualità di autorità competente allo svolgimento dell'attività di vigilanza pareri o riscontro su questa richiesta. Il 27 gennaio 2014 perveniva da parte del Servizio Geologico e Sismico l'espressione di parere favorevole al conferimento dei rifiuti presso la discarica di Sant'Orsola e successivamente ARPA comunicava la non competenza circa la verifica della stabilità riconfermando però i pareri favorevoli precedentemente espressi e quindi sulla base di ciò con determina dirigenziale veniva quindi modificata la sola prescrizione la 1.5 sostituendola con un insieme di prescrizioni e dettati che andassero a risolvere le criticità che erano emerse. Successivamente l'Avvocatura regionale trasmetteva l'accoglimento da parte del TAR del ricorso proposto dalla signora Marini Marcella in Galassi relativamente al procedimento di verifica di assoggettabilità VIA e con la stessa nota veniva richiesto al Servizio di Valutazione Ambientali se condividesse l'opportunità di produrre appello. L'appello è stato presentato e con decreto del 4.182/2016 è stata accolta la richiesta di misure cautelari monocratiche e l'udienza fissata per il 20 di ottobre ha deciso l'accoglimento della domanda cautelare relativa a sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del TAR attesa dell'udienza di merito indicativamente fissata dal Consiglio di Stato per il primo semestre 2017.
le considerazioni quindi sulla base di quanto emerge e da quanto dichiarano gli uffici e che il procedimento a via non si è tenuto per il fatto che, essendo esplicate tutte le procedure che prevedono o la messa in procedura di via o, determine, o la determina perché ogni servizio ha messo a disposizione i pareri di competenza in modo preciso e formalmente corretto, quindi in questo caso gli uffici hanno dato mandato all'Avvocatura di procedere nel difendere i propri atti con le motivazioni addotte. Grazie. Consigliere Fiorini, prego. Grazie Presidente, io veramente rimango esterrefatto perché è tutto l'opposto di quello che addirittura dice il TAR, sentenza del TAR. E vi rileggo un passaggio fondamentale. Che oltre alle polemiche, la posizione contraria alla sua riapertura nel 2014 nei documenti di ARPA Umbria, del servizio di qualità dell'ambiente e gestione dei rifiuti, nella relazione generale al progetto di adeguamento, emerge chiaramente l'esistenza di uno stato di conclamato inquinamento dell'area, sempre sul TAR Umbria. Dunque, VUS, non VUS, la Regione ha sbagliato le delibere, quelle che sono state impugnate poi dal TAR. Adesso la Regione le determina, adesso la Regione farà ricorso al Consiglio di Stato, poi saremo a vedere. Grazie. Grazie. Passiamo adesso all'oggetto 63, ancora un'interrogazione rivolta all'assessore Cecchini presentata dal consigliere Nevi. Permesso di ricerca di risorse geotermiche finalizzato alla sperimentazione di impianti pilota denominato Castel Giorgio Torre Alfina. Intendimenti della Giunta regionale in merito al rilascio dell'intesa richiesto alla Giunta medesima dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 3,2 bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010. Prego, consigliere Nevi. Grazie, Presidente. Ma la questione è tristemente nota, si potrebbe dire, perché da diverso tempo, diversi anni addirittura, si sta parlando di questo progetto pilota per la realizzazione di una centrale geotermica nella zona dell'Alfina, del comune di Castel Giorgio. Ora, la Regione Umbria, come si ricorderà, in data 29 giugno ha fatto una delibera di giunta regionale che ha inviato al Ministero dello Sviluppo Economico, che è il titolare, diciamo così, del procedimento, in cui a fianco al parere positivo dei tecnici che hanno fatto l'istruttoria ha messo un punto 2 in cui si diceva di ritenere che l'atto di intesa non può prescindere da un accordo dello stesso Ministero con gli enti locali per una soluzione condivisa delle problematiche territoriali emerse in merito alla realizzazione dell'impianto geotermico e alle misure compensative per lo sviluppo economico e sociale dell'area. Come spesso capita, il Ministero ha un po' smentito, diciamo così, la Regione e ha fatto in data 21/10 una lettera alla Regione Umbria in cui sostanzialmente si dice che dopo aver espletato l'ennesimo tentativo di addivenire a un'intesa con gli enti locali e non esserci riuscito, chiede alla Regione Umbria di procedere con la firma del protocollo d'intesa e di farlo anche in tempi molto rapidi, vista la strategicità, dice nella lettera il direttore generale, di questi impianti per lo sviluppo del paese. Quindi stiamo parlando di una cosina abbastanza seria, da quello che si capisce. Quindi alla luce, ribadisce il Ministero che gli enti locali non hanno intenzione, diciamo così, di divenire a una soluzione condivisa e quindi rilancia la palla alla Regione chiedendo appunto di sottoscrivere questo protocollo. Io chiedo in questa
interrogazione, quale a questo punto sono le intenzioni dell'esecutivo in merito al rilascio o meno dell'intesa che il governo sollecita alla regione, intesa che deve avvenire attraverso una delibera di giunta regionale, quindi un atto squisitamente politico. Tutto qua, grazie Presidente. Grazie a lei, prego consigliere Assessore Cecchini. Sì, ma la vicenda è ben nota al Consiglio regionale, tant'è che dopo la discussione che c'è stata in Consiglio e anche il deliberato del Consiglio, la Giunta regionale ha a sua volta deliberato ed inviato al Governo la richiesta di procedere attraverso accordi con gli enti locali, dal momento che, se è vero che ricostruendo tutta la vicenda nulla osta da parte di tutti i soggetti preposti da un punto di vista tecnico, nel territorio si è riscontrato e si riscontra una contrarietà a tale intervento e in aggiunta si può dire che successivamente, intervenendo anche eventi sismici, probabilmente questo ha influito ancora di più nell'immaginario collettivo e nella sensibilità dei cittadini nei confronti di un intervento che a livello nazionale, europeo, comunque considerato tra quelli più puliti e compatibili in termini di energie, in termini di contributo alla produzione di energia e di calore, ma appunto il dibattito del territorio lo conosciamo. Noi, a seguito di questa delibera, l'ha detto il consigliere Nevi, abbiamo ricevuto in questi giorni lo schema di decreto del Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero dell'Ambiente, che appunto ritiene che dopo aver portato avanti ulteriori confronti con il Comune di Castelgiorgio non ci siano più margini di confronto, dal momento che è chiara la posizione delle istituzioni che si sono poste in maniera contraria e che quindi ritengono che sia arrivato il momento di passare alla decisione definitiva e quindi procedere alla firma dell'accordo. Noi abbiamo richiesto un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico per valutare e per riportare l'espressione della volontà della Giunta, del nostro Consiglio, prima di arrivare ad ulteriori decisioni, anche per capir meglio con il Ministro, o laddove ci fosse bisogno, dar conto meglio della situazione che si è venuta a verificare, e successivamente sarà mia cura, attraverso o la Commissione o il Consiglio, ricoinvolgere il Consiglio stesso nella parte finale di questo percorso. Grazie Assessore, prego Consigliere Nevi per la replica. Ma mi pare che lo schema è sempre quello, cioè patata bollente anche politicamente, visto che ieri per esempio il collega Brega ha fatto un intervento molto chiaro in commissione, e quindi palla in tribuna, nel senso facciamo passare il tempo confidando, magari così dicono le male lingue, Assessore, nell'approvazione del referendum. Questa, in caso di approvazione del referendum, la materia diventa tutta di competenza statale, e quindi diciamo noi non ci, con una furbatina riusciamo a eludere il problema, non ci esponiamo noi, glielo dà il governo e la frittata è fatta. Se poi invece non vincesse il sì, vedremo e ci organizzeremo e decideremo di conseguenza. Quindi, come al solito, sono assolutamente insoddisfatto della risposta. Io penso che l'Umbria ha bisogno di decisioni e non solo di rinvii, non solo su questa materia, su tutte le materie, a partire dai rifiuti, l'energia, il tema dello sviluppo economico. Insomma, non fate altro che rinviare, e noi siamo in disaccordo. Grazie. Grazie consigliere. Passiamo adesso all'oggetto 64. Si tratta di una interrogazione presentata all'attenzione dell'assessore Bartolini dai consiglieri Liberati e Carbonari. Affidamento a Cosp Tecno Service, disposto da Dipartimento Protezione Civile e Consorzio Nazionale Servizi, di appalto milionario per la fornitura di moduli di soluzione abitativa in emergenza per i cittadini umbri sfollati dopo gli eventi
sismici del 24 agosto 2016 e successivi. Informazioni della Giunta regionale circa l'appalto medesimo e intendimenti della stessa Giunta riguardo alla mancanza di esperienza specifica nel settore da parte del soggetto affidatario e riguardo ai previsti tempi di attesa per la fornitura, con enormi disagi per la popolazione. Prego, consigliere Liberati. Sì, buongiorno, grazie. Credevo che sul terremoto rispondesse sempre la Presidente Marini, come era stato annunciato da lei stessa. Quindi devo supporre che ci sia un problema per cui lei in questo caso abbia deciso di delegare l'assessore. Non c'è nessun problema, è a Palazzo Chigi. Per favore, Chigi. Mi lasci parlare, per cui ha deciso di parlare e di rispondere l'assessore Bartolini. E allora il problema lo evidenzio io. Qui stiamo parlando delle famose o famigerate casette di legno che dovrebbero arrivare a seguito del bando che lo Stato ha indetto attraverso la Consip 2 anni fa e vinto dal CNS di Bologna, 18.000 casette da realizzare molto gradualmente. È qualcosa che ha a che fare con la qualità della vita delle persone, dei nostri terremotati, cittadini terremotati. Parliamo di migliaia e migliaia di persone, non soltanto in Umbria. Ebbene, come è stato detto più volte, affermato reiteratamente da Errani e Marini, commissario e subcommissario alla ricostruzione, occorrerebbero ben 7 mesi per produrre queste casette di legno. Un fatto che poi provoca ulteriori spese, perché occorre comprare nel frattempo, in una fase intermedia che è stata progettata, ideata dai nostri apicali, i container. Occorre mettere prima i container, proprio perché ci vogliono 7 mesi, quando pubblicamente più volte è stato ribadito dagli operatori di settore industriali che occorrono pochi giorni per realizzarle. E allora, qual è il problema? Perché Claudio Sciamarini non è qua? Beh, io una idea ce l'ho, e l'idea è la seguente. C'è un motivo di opportunità politica, lei ha deciso che c'è un eventuale problema di conflitto di interessi potenziale e ha deciso appunto di non esserci, perché ricevette un finanziamento da un certo signore che è casualmente anche il capo della cooperativa la quale realizza una parte delle casette di legno, e chiaramente non c'è nessun collegamento. Tuttavia l'opportunità politica di non esserci c'è. Questo è un finanziamento pubblico, è tutto registrato nel relativo fascicolo che noi abbiamo consultato. E allora la domanda è: per quale motivo occorrono 7 mesi e la stessa Regione in questi giorni ha indetto un bando con cui chiede tassativamente invece di realizzarle in 30 giorni i famosi MAPRE? Quindi è possibile, rappresentare molto velocemente e collocare molto velocemente queste casette? Se questo bando del CNS non sia invece sub iudice, come già sta emergendo sulla stampa, a causa di eventuali problemi sui requisiti di onorabilità del CNS per pregresse condotte in gare pubbliche, e quindi in buona sostanza informarci su questo e sul perché la COSP Tecnoservice, che è soggetto che nei codici Atecori della Camera di Commercio non ha alcun requisito, alcun pregresso in edilizia, in costruzione di edifici, sia stata scelta per costruire appunto una parte di questi edifici. Grazie. Prego, Assessore Bartolini. Allora, risponderò brevemente. Come ha già accennato la Presidente Porzi, la Presidente Marini è da ieri a Roma e anche questa mattina era impegnata per motivi istituzionali. Quindi questa è la prima risposta. La seconda risposta: non vedo neanche, sinceramente, questo è fuori dallo schema dell'interrogazione, ma è opportuno precisarlo, profili opportunità. Perché, come anche lei ha giustamente e correttamente evidenziato, questa gara non è stata gestita dalla Regione dell'Umbria, ma da Consip per un interesse naturalmente pubblico della Protezione Civile. Quindi anche sotto questo profilo noi siamo dei meri soggetti destinatari, quindi anche quello che lei ha detto
non c'è un profilo di inopportunità, opportunità, perché non c'è attività. E infatti le segnalo, consigliere Liberati, che nel, come facciamo sempre, nel assumere le informative dai miei uffici ho avuto questa laconica e stringata risposta: la Regione Umbria non ha indetto la gara indicata, come del resto lei ha correttamente detto, e quindi non abbiamo informazioni sotto il profilo della procedura, altri sono i soggetti competenti. Devo anche evidenziare, questo è un tema che mi sia consentito, così sarà una volta per tutte oggetto di una decisione da parte di questo Consiglio, l'interrogazione del Consiglio Deliberati, del tutto conforme all'attuale vigente regolamento, però da giurista io lo classificherei come un'interrogazione atipica, perché l'interrogazione, questo è un tema che pongo al di là al consenso, l'interrogazione per sua definizione nei sacri testi riguarda l'operato e quindi eventuali procedure di gara gestite dalla Regione Umbria. Quindi questa è un'interrogazione atipica, io penso che questo tipo di interrogazioni dovrebbero avere una regolamentazione, perché a mio modo di vedere devono rientrare in altri oggetti di un legittimo sindacato ispettivo. Poi, per quanto, quindi, sotto il profilo delle questioni che lei ha sollevate, la Regione Umbria non ha competenza, non abbiamo modo di verificare atti e procedure, ci sono altri soggetti. Una cosa che si può fare, il Movimento 5 Stelle potrà fare un'interrogazione in Parlamento al Governo, e quella la sede opportuna. Per quanto riguarda i tempi, i tempi in realtà non sono 7 mesi, per questo lo sappiamo la nostra Protezione Civile, sono 20 giorni per la costruzione e 7 per il montaggio. Però da quando decorrono questi tempi? Dal momento in cui il Comune ha finito le opere di urbanizzazione, che richiedono appunto un tempo più lungo. Quindi ecco, in realtà è corretto quello che dice lei, che ci vogliono 30 giorni, perché effettivamente sono 30 giorni, ma il tempo di cantierabilità è più lungo. Grazie, assessore. Prego, consigliere Liberati. Allora, al di là del fatto che, diciamo, di censure già ne abbiamo ricevute parecchie, penso siamo attorno a 10, noi non abbiamo mai deciso di ricorrere al giudice per svariati motivi che qui non sto ad elencare, anche perché non abbiamo da perdere tempo né soldi. Ecco, questo, secondo me, questo genere di risposta va spiegata ai terremotati, perché dal 24 agosto che c'è una necessità per almeno all'epoca 100 famiglie, ora siamo almeno a 2.000-3.000 famiglie, tanto che si parla già di comprare 2.000 container, e su questo mi pare soltanto che stiamo facendo, cagionando ulteriori ritardi che non determinano il bene dei cittadini. Pensavo che la Presidente di Regione e comunque la Giunta fosse la Giunta della Regione dell'Umbria, per cui il subcommissario dovrebbe spingere sullo Stato, di cui è parte integrante, perché siamo una stessa Repubblica e è una, come posso dire, diramazione significativa quella della Regione, sullo Stato per ottenere tempi molto più rapidi rispetto a quelli previsti. Bene, passiamo adesso all'oggetto numero 65. È un'interrogazione rivolta all'assessore Barberini, presentata dalla consigliera Carbonari. Concorso pubblico per l'assegnazione di numero 39 nuove sedi farmaceutiche. Chiarimenti da parte della Giunta regionale in merito allo stato attuale del procedimento in merito a mancata risposta di interrogazione precedente. Prego, consigliere. Oggi riepilogo qui la situazione allo stato attuale. Allora, nel 2012 ci fu un decreto legge convertito poi in legge il 24 marzo 2012, con cui la Regione Umbria pubblica nel bollettino ufficiale pubblicato appunto in data 19 marzo 2013 che prevedeva appunto un concorso pubblico per straordinario per l'assegnazione nella nostra regione di 39 farmacie. Questa legge all'articolo 11 prevede che le regioni provvedono ad assicurare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la conclusione del concorso straordinario e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche. Ora, a me sembra chiarissimo questo testo,
provvedono, non possono provvedere, stabilisce un termine, quello dei 12 mesi. In data 29 febbraio, quindi faccio, non erano ancora state pubblicate appunto le graduatorie e quindi noi facciamo, presentiamo un'interrogazione a risposta scritta alla quale nessuno ha mai risposto. Chiedevamo quali siano le reali, voglio sottolineare, motivazioni di tali ritardi. Quando dovranno attendere i candidati per conoscere l'esito di questo concorso e se ritengano, si ritiene rispettoso della legge e anche delle persone che hanno partecipato, attendere in questo modo qualcosa che è ampiamente scaduto. Come sapete, 15 giorni per la risposta. Risposta mai pervenuta e parliamo del 29 febbraio 2016. Che cosa facciamo però? Non ci arrendiamo perché dopo infinite telefonate, diciamo, al direttore, al dirigente, presento un atto di significazione e diffida, perché in questa regione bisogna agire così, con atti di diffida, poiché nessuno risponde del proprio operato. Quindi parto con un atto di diffida in merito a questo concorso straordinario. A questo, scrivendo a tutti, compreso il Ministero, risponde in data 15 giugno il Ministero della Salute e dice, chiede alla Regione Umbria, tenuto conto del grave ritardo nella definizione della procedura concorsuale in questione, si chiede di far conoscere i motivi di questo appunto grave ritardo. Benissimo, ma noi siamo più importanti, contiamo di più del Ministero e il nostro direttore regionale Walter Orlandi risponde in seguito a questa richiesta ripercorrendo tutto l'iter che avevamo già spiegato noi al Ministero senza però specificare i tempi previsti per la conclusione dello stesso. Il Ministero chiedeva quando pensate di concludere e Walter Orlandi spiega tutto il procedimento senza dire quando vogliono concludere. Bene. L'assessore risponde, concluderemo l'iter entro settembre. Abbiamo atteso settembre, ottobre, novembre. Allo stato attuale quasi tutte le regioni hanno concluso e pubblicato la graduatoria definitiva, mentre la nostra regione purtroppo si trova ancora in stato indefinito. Grazie, prego assessore Barberini. Consigliera Carbonari, lei resterà stupita di quello che sto per dirle, ma le confermo che lei ha posto un problema di lungaggini e inefficienza della pubblica amministrazione. Questo è un dato di fatto, c'è poco da dire. Per sei mesi nell'inizio 2016 si è perso tempo per capire come doveva essere composta la commissione che doveva esaminare, ricordo, la documentazione piuttosto copiosa dei primi 39 assegnatari, dei secondi 39 e dei successivi 13 domande estratte a caso. Non si tratta di esaminare solo la domanda, ma tutti i documenti che normalmente in ogni domanda riguardano almeno tre persone mediamente. Quindi si tratta di verificare la documentazione che attiene a circa 250 posizioni. Tra l'altro molte di queste situazioni, anzi tutte, sono autocertificate, si va dal titolo di studio, dal voto di laurea, dal voto di abilitazione, ai corsi di formazione valutabili, ai periodi lavorativi prestati per singola giornata. Quindi questa commissione che ha iniziato a riunirsi dall'inizio del mese di settembre ha cominciato e ad oggi ha già esaminato il 40% delle posizioni. Questo è il dato di fatto. Sulla base di queste indicazioni, sentite anche le modalità organizzative, riteniamo, gli è stata anticipata l'assessorato, essendo una questione prettamente tecnica, la Commissione ritiene di completare questo percorso di valutazione entro la fine dell'anno, entro la fine dell'anno 2016 preciso, così ancora siamo più puntuali, ricordando che la valutazione deve essere fatta per ogni singola situazione,
perché lo scostamento anche non solo di un punto, ma solo di decimali o addirittura di centesimi può stravolgere la composizione. Quindi va fatto un lavoro di accertamento molto e molto certosino. Su questo devo dire ho sollecitato la Commissione nel rispettare puntualmente quest'ultimo termine che c'è, che ha promesso e che è stato concesso, e ritengo che questa vicenda entro la fine dell'anno possa finalmente definirsi conclusa, pur rilevando che c'è stato un ritardo, direi per certi versi anche inaccettabile. Grazie. Grazie Assessore Barberini. Consigliere Carbonari, prego. Non è una giustificazione dire dobbiamo rianalizzare. Se non avete un personale efficiente e un dirigente efficiente, cambiatelo, cambiatelo. Io ho presentato anche una richiesta di omissione atti d'ufficio, cambiatelo se non l'avete. Io la stimo Assessore, io penso che se qualche suo dipendente sbaglia a fare qualcosa, sbaglia negli atti, lei non si può giustificare così. Questa non è una giustificazione. Io ritengo che abbiate, ci siano pressioni, ritengo questo, anzi lo voglio dire, ci siano pressioni molto forti affinché questo procedimento vada con questa lentezza. E io non capisco perché questa politica deve sottostare a queste pressioni. Questa credo che sia la verità. Solamente questa, perché non possiamo prendercela con i dipendenti. Peraltro, il responsabile, il dirigente, sono 3 anni che prende il premio. Quindi come minimo direi che il premio glielo richiedete questa volta, no? Perché non mi sembra tutta questa efficienza che abbia manifestato in questa questione. Grazie. Grazie. Abbiamo concluso la sessione straordinaria del Question Time.